Il nostro obiettivo è sensibilizzare il cliente alla scelta, all'acquisto di un olio di qualità, anche perché gli oli arrivano maggiormente dall'estero. Sebbene non sia stata un'annata contrassegnata dall'abbondanza di olive, la qualità dell'extravergine abruzzese 2019 è tra le migliori degli ultimi anni. Sempre più spesso però l'olio italiano e abruzzese in particolare è sotto attacco da parte degli oli stranieri, più concorrenziali nei prezzi e reperibili con facilità sugli scaffali della grande distribuzione. Per questo Coldiretti, nei mercati di Campagna Amica di Chieti e Pescara, ha voluto dedicare una giornata alla degustazione dell'olio locale, certamente più costoso, il prezzo medio al litro va dagli 8 ai 10 euro, ma sicuramente dalle caratteristiche organolettiche superiori. L'olio ha un fruttato medio, come dicevo, ha note erbacee, ma siamo riusciti a raggiungere anche sentori di pomodoro. Lei arriva dal Belgio? Sì, dal Belgio, da Charleroi. Com'è l'olio di quest'anno qui in Abruzzo? È buonissimo, buonissimo, anche i ceci sono buoni. È buonissimo, a te ti piace? L'olio italiano si trova anche in Belgio? Sì, ma è molto caro, molto, molto di più di qua. È stupendo, è meraviglioso.